to try, but I won't stop, won't stop. Won't stop. Won't stop. Won't stop. You can try, but I won't stop, won't stop. I can't be stopped now, I can't stop. I can't be stopped now, I can't stop. I can't be stopped now, I can't stop. You can try, but I won't stop, won't stop. Lions, tigers. Ho iniziato a giocare prima a basket, è stato il mio primo sport. E ho iniziato circa all'età di 7 anni e ho continuato fino ai 14 col basket. Poi ho iniziato a giocare a tennis a Genova. Ho provato a fare un po' la vita del professionista nel mondo del tennis e all'età di 23 anni ho conosciuto il padel e da quel momento lì fino ad adesso gioco solo a padel, quindi diciamo la mia vita dai 7 anni fino adesso che ne ho 32 è stata tutti i giorni sport e vivere per lo sport, quindi magari mangiare bene, vita sana, insomma tutto dedicato allo sport. Passaggio dove ho capito che potrebbe essere il mio lavoro o entrare nel mondo professionistico è quando diciamo ho iniziato a credere in questo sport, che si potesse sviluppare tanto in Italia, che avesse successo. E da quel momento lì ho deciso di trasferirmi a Madrid per provare appunto a imparare il più possibile, no? Dai spagnoli, perché diciamo che qua in Italia ancora non c'era un grandissimo movimento. Negli ultimi 2-3 anni il padel è esploso tantissimo, si è avvicinato veramente tanto a quelli che sono comunque i numeri spagnoli, sì, è vero, in Spagna, diciamo, leggevo l'altro giorno che ancora i numeri addirittura stanno superando il tennis. E cosa serve? Probabilmente un'organizzazione ancora migliore per quanto riguarda il settore giovanile, per far conoscere questo sport ai bambini e comunque che si avvicinassero a questo sport già da piccoli. E poi tornei, ma penso che la federazione sta facendo un buonissimo lavoro. Sicuramente il padel da solo già col successo, con la facilità che ha il gioco, è esploso tantissimo. Adesso bisogna solo guidarlo nella direzione giusta e penso che presto diventerà uno dei sport più praticati in Italia, senza dubbio. Le differenze un po' dagli 8 anni fa, 7-8 anni fa, da adesso, che comunque la gente inizia a vedere il padel già come uno sport, non solamente un gioco dove ci si diverte, che è sicuramente il segreto del padel, però inizia già a capire, comunque ad apprezzare i giocatori professionisti, inizia a capire che è uno sport che sicuramente può avere un grande futuro e non solamente essere uno sport passeggero. Abbiamo molta più visibilità rispetto a prima e con i tornei appunto del Premier Padel, con tornei comunque il circuito Slam che organizza la Federazione Italiana Tennis, e quello comunque ci avvantaggia poi nel cercare eventuali sponsor che credono in noi e ci aiutano comunque a percorrere questa strada da professionisti. Sono tutti tornei che comunque vanno in diretta o su Super Tennis o su YouTube, quindi abbiamo una grossa visibilità. In Italia i tornei più importanti che sono organizzati dalla Federazione Tennis sono 5, che sono i 5 Slam più un Master Finale. Ovviamente tutte queste 5 tappe si giocano in città diverse. Oltre a questi Slam ci sono ogni weekend tornei Open che variano da montepremi a 0, non so, a 10-15 mila euro. Okay? Quindi diciamo di tornei in Italia adesso è pieno, diventa anche poi fondamentale l'organizzazione, poi il calendario, diciamo, perché oltre ai tornei nazionali poi ci sono anche i tornei internazionali, quindi FIP, Premier Padel, World Padel Tour, e bisogna cercare di organizzarsi nel migliore dei modi per avere il tempo anche magari di riposare, no? Tra un torneo e l'altro avendo così tanti tornei diventa fondamentale. Quello che ho potuto vivere io sulla mia propria pelle è che
il Premier Padel ha dimostrato, penso non solo a me ma a tutti, che è di un'altra categoria. È di un'altra categoria l'organizzazione, e sono stati veramente eventi che penso che col World Padel Tour fino adesso non abbiano nulla a che vedere. Vanno fatti comunque i complimenti al World Padel Tour, perché diciamo che sono stati i primi a organizzare un circuito, hanno reso il padel più professionistico. Dal punto di vista del professionismo, dell'organizzazione e tutto, ti dico il Premier Padel. Dal punto di vista magari esperienza o crescita, il World Padel Tour ha sicuramente una grossa percentuale di merito. Quello che vorrei consigliare a chi si approccia al padel nei primi mesi di gioco è sicuramente di provare a fare qualche lezione con un maestro qualificato che possa spiegare come funziona il gioco, magari spiegare i colpi di base, no? Per avere, diciamo, un bagaglio un po' tecnico, sapere cosa devo fare quando vado a giocare in campo magari con gli amici. Quello che mi sento di consigliare è iniziare facendo qualche lezione e poi giocare con gli amici e giocare il più possibile. In questo modo sono sicuro che si migliorerà molto velocemente, perché il segreto comunque del padel è che rispetto al tennis è uno sport abbastanza semplice all'inizio, no? Quindi riesco subito, ho la sensazione di poter lì stare a palleggiare. Diciamo che è gratificante subito all'inizio per la persona che si avvicina a questo sport. Il segreto dal passare dall'amatore, tra virgolette, giocatore che inizia professionismo, è soprattutto crederci all'inizio e mettersi in gioco. E allenarsi comunque con gente competente e niente, poi giocare tornei, e comunque ci saranno alti e bassi sicuramente, ma quello fa parte, insomma, di ogni sport e di ogni disciplina. Un giocatore professionista italiano che magari sta tra le prime 10 posizioni in Italia attualmente, magari con le condizioni che ci sono adesso, magari i primi 2 o 3 riescono a coprirsi le spese per quanto riguarda i viaggi ai tornei e gli spostamenti e tutte queste cose qua. Sicuramente per guadagnare, ok, quindi non solamente coprirsi le spese, ma guadagnare, c'è bisogno comunque di avere un lavoro parallelo. Spesso, anzi gran parte, come anch'io, facciamo i maestri di padel. Personalmente non lo faccio a tempo pieno, diciamo faccio più o meno 7-8 ore a settimana. Per il resto cerco di concentrarmi al massimo sui miei allenamenti per poter dare ancora nei prossimi 3-4 anni che mi mancano di carriera, di cercare di dare il massimo, ecco. Sono un tipo di giocatore dove mi piace lavorare tanto il punto, ok? Quindi comunque scegliere bene le palle giuste, dove attaccare, dove contrattaccare. Quando sono a rete, quando ho la palla giusta, spingo. Se non ho la palla giusta, preferisco stare lì, magari facendo un colpo, due colpi in più prima di vincere il punto. Diciamo, non sono quel tipo di giocatore che appena arriva a rete tira tutto per cercare, insomma, di vincere il punto. Sono un po' un giocatore di destra che lavora il punto a sinistra, ok? Mi piace un po' definirmi in questo modo. Io penso di essere un buon compagno, penso di non arrabbiarmi mai se il mio compagno sbaglia, anche perché sono io in prima persona che non voglio che il mio compagno mi faccia faccine, non so, muovendo un po' le braccia. Quindi diciamo che sono il primo che so come ci si sente quando un compagno, diciamo, ti rompe le palle, tra virgolette, no? Quindi cerco di non farlo con i miei eventuali compagni. Ovviamente in campo a volte succede, punti importanti, magari palle facili sbagliati che un po' ti scappa, non so, un cavolo di qua, però diciamo che fa anche un po' parte delle partite importanti, no? Come si può scegliere il nostro compagno? Ognuno ha un carattere diverso, quindi dal mio punto di vista personale
A me piace sempre avere un feeling, oltre che in campo, anche fuori dal campo. È molto importante per me per poi dare il massimo quando mi trovo magari nei tornei a dare il 100%. Per quanto riguarda la scelta del compagno tra i professionisti, dipende anche tanto dal ranking. Magari, se posso farvi un esempio, se io magari ho 200 punti, mi trovo bene con un giocatore che ha 100 punti, stiamo giocando insieme, ma poi mi chiede di giocare un giocatore che ha 200 punti in più e insieme facciamo 500 e passa punti, entriamo in tabellone principale o siamo testa di serie in tabellone, questo cambia molto poi il tabellone, no? Possiamo incontrare magari coppie un po' più, diciamo, tra virgolette, scarse, no? Quindi avere un turno più facile. Quindi anche questa è una cosa che dipende molto nella scelta della coppia, ok? Non è solamente il trovarsi bene con un compagno a livello alto, professionistico, dipende anche dai punti, dai sponsor, ci sono un sacco di dettagli, diciamo. La mia preparazione prima di un torneo, in generale durante l'anno, io mi alleno più o meno 4 volte a settimana col mio allenatore Maurizio Lopez Algarra, che allena in Get Fit di Pinerolo, e a seconda dei tornei poi con lui prepariamo, magari, non so, c'è un giorno che non sento, che non sono tanto sicuro nella vibora, piuttosto la volée, i smash, e pianifichiamo con lui la programmazione per arrivare bene al top ai tornei. Oltre alla parte, diciamo, che riguarda il padel, mi alleno anche dalle 2 alle 3 volte a settimana con Davide Pecchi, che è il mio preparatore fisico, nella palestra di Daruma Pro. Con lui ho iniziato da febbraio e devo dire che mi ha dato una grossa mano dal punto di vista fisico. Sicuramente sarebbe importante anche poi, spero in futuro, di avere la possibilità di allenare anche la parte mentale, perché secondo me nello sport, soprattutto di alto livello professionistico, una gran percentuale per poi arrivare ad avere un successo magari importante è dovuta a una mentalità vincente. Conoscere gli avversari o comunque averci già giocato conta tantissimo, perché riesci a preparare il match in un modo migliore, sicuramente un po' più dettagliato. E purtroppo non ho statistiche riguardanti altri giocatori. Tutto quello che comunque mi porto dietro è da incontri magari del passato, soprattutto in Italia. Siamo veramente, adesso sono sempre più coppie forti, competitive, quindi diciamo che le 5-6 coppie più forti d'Italia abbiamo giocato veramente un sacco di volte contro, quindi sappiamo esattamente i punti forti di uno, i punti deboli dell'altro. Però magari, chissà, in futuro sicuramente avere delle statistiche a portata di mano non sarebbe affatto male. Penso che anzi sarebbe veramente un plus per affrontare al meglio il futuro, i prossimi tornei. Prima di una partita importante o di un torneo importante, evento importante, c'è un po' di tensione, non soffro di ansia di prepartita, così, però sicuramente c'è una buona dose di tensione, no? Però che secondo me poi ti dà la giusta carica, la giusta spinta per affrontare il torneo nel migliore dei modi, perché se non te ne fregasse niente, magari non dai quello che uno potrebbe dare. Quindi come la gestisco? Scaldandomi magari prima della partita, scaldandomi bene, cioè forte, cercando di entrare già in campo che i battiti sono già belli che vanno, quindi magari anche sudato, no? Quindi già in movimento, e quello per me funziona, è un modo che riesco a scaricare la tensione già prima nel riscaldamento, per poi entrare appunto in campo già che i battiti vanno a 1000 e concentrato solo per la partita. Sicuramente uno dei miei obiettivi principali era quest'anno di riuscire a finire tra i primi 100 della classifica mondiale.
a questo punto di quella FIP, perché mi sto concentrando molto sui tornei della Federazione Internazionale Padel e credo che il futuro del padel sia proprio con la FIP e il Premier Padel. Poi obiettivo a breve termine, niente, quello di prepararsi al meglio per ogni torneo. Non sono uno che mi piace mettermi tanti obiettivi perché mi mette un po' d'ansia, no? Magari se poi non riesco a compiere questo obiettivo o l'altro. Quindi diciamo un obiettivo generale che è quello di provare a riuscire a arrivare tra i primi 100 e poi dei piccoli obiettivi. Ma io penso che il successo è per una persona è riuscire a fare un lavoro che gli piace, che si diverta e ovviamente che riesca a viverci, a guadagnare. Penso che quello sia il più grande successo al quale una persona possa ambire. Per quanto riguarda magari il successo sportivo, ovviamente per me il successo è magari quest'anno entrare tra i primi 100, per me sarebbe un grandissimo successo. E chissà, magari in futuro, non so, arrivare tra i primi 50. Però diciamo, ecco sì, il successo è poi nell'ambito sportivo te lo danno ovviamente le vittorie e tutte queste cose qua. Però il successo in generale, personale, penso che sia quello lì, di avere la fortuna comunque di fare un lavoro che mi piace, mi diverte al 100% e avere la possibilità di guadagnare con quello che amo. Quindi io mi ritengo una persona di successo e fortunata, ecco.